e Natale. Ogni mattina la comunità radunata per la preghiera pronuncia delle parole che anche oggi diventano significative. Notte, tenebre, nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore. Ed è con queste parole che quotidianamente ripetiamo nella liturgia che voglio salutare tutti voi. Oggi è nato per noi il Salvatore. E questo annuncio diventa la gioia dei pastori a Betlemme. Vi annunzio una grande gioia, non temete. È davvero il Natale l'occasione di aprirci alla gioia. Vi assicuro che è difficile parlare di gioia in questa contingenza, in questo momento. Eppure io oso ancora pensare al Natale come l'occasione della gioia. Nella prospettiva cristiana non si tratta di parlare della gioia come il buon umore, il brio. La gioia non è l'ottimismo, la gioia non è neanche una strategia, è l'incontro con una persona, Gesù. Nella sua fragilità, nato a Betlemme, diventa il cuore stesso della gioia. E Papa Francesco ci ricorda che in Gesù nasce e rinasce quotidianamente la nostra gioia. Troppo pessimismo, troppo sconforto e demotivazione intorno a noi e dentro di noi. Il Natale viene per sconfiggere questi limiti. Gesù è la nostra gioia. E se il Natale diventa l'occasione per aprire il varco a una rinnovata fiducia, una rinnovata speranza, anche il percorso del nuovo umanesimo, indirizzo verso cui ci invita la Chiesa italiana, può diventare un impegno per realizzare concretezza e nuova alleanza. E così il Natale è uno sguardo pensoso sulla nostra vita, sulla nostra realtà, ma è anche uno spiraglio sull'autentica gioia cristiana. In compagnia di Gesù siamo in grado di poter affrontare le prove e le difficoltà. E allora l'augurio di un buon Natale che possiamo gustare nell'autentica gioia, l'incontro tra di noi e con Gesù che viene e nasce nella nostra storia. Il mio pensiero in questo momento va soprattutto ai giovani, esposti da una cultura ad una cultura individualista e pessimista e distruttiva. Ai giovani vorrei dire: non lasciatevi rubare l'assoluto, non chiudete le porte all'eterno. Un pensiero caro alle famiglie, ormai a lungo provate da dolorose rinunce per questa congiuntura economica, ma sempre coraggiosamente impegnate sul versante di una proposta educativa capace di generare anche atteggiamenti critici nei confronti di uno stile di vita troppo comune, troppo scontato. Ai nostri connazionali all'estero, che portano alto e con dignità l'origine, le radici di questa terra, agli ammalati, le persone sole, ai poveri, a quanti oggi avvertono il peso della solitudine, ci sia accanto il saluto, l'augurio e la fraterna e cristiana vicinanza. Auguri di buon Natale a tutti.